Ciao ragazzi, allora in questo video proseguiamo con la soluzione della nostra simulazione. Vi ricordo che nelle puntate precedenti abbiamo risolto questa simulazione fino al tredicesimo quiz, e quindi adesso noi la risolviamo anche il quiz numero 14. Va bene? Quindi il quiz numero 14 vi dice sia data f di x uguale al logaritmo di x meno 1, quindi avete che f di x. Vedete che f di x è il logaritmo, ok, di x meno 1 diviso x più 3. E vi si dice, è vero che f è continua sul suo dominio. Ragazzi, scusatemi, avete logaritmo di x, che è una funzione continua sul suo dominio. Ok, avete x meno 1 che continua sul suo dominio, x più 3 che continua sul suo dominio. Quando? Allora, questo è un teorema oppure una proposizione, quello che voi, se voi costruite una funzione, costruire vuol dire addizionate, moltiplicate, dividete o componete, ok? Funzioni continue nel loro dominio, otterrete una nuova funzione che è continua nel suo dominio. È un teorema. Quindi è un teorema, o un teorema, una nota o una proposizione, come quello che volete. Se io ho delle funzioni che sono continue nel loro dominio, la loro composizione genera una funzione continua nel suo dominio, e quindi la A era corretta, anche perché vi si dice questa funzione non c'è motivo perché non sia continua nei tutti i punti del suo dominio, stiamo dicendo i punti nel dominio. Ok? Quindi non è che uno va a prendere meno 3 che non sta nel dominio e mi dice la funzione continua lì. No, abbiamo detto nei punti del dominio dove la funzione è definita. Vabbè, potete poi dire sì, allora f di x è illimitata nel suo dominio. Vi basterebbe mettere per x che tende a 1, avrete il logaritmo di 0 che fa meno infinito, quindi la funzione non è limitata. F è discontinua in almeno un punto del suo dominio, no, è continua nel suo dominio in quanto composizione di funzione continua nel dominio, ok? F è continua in questo intervallo. Vedete, se prendete l'intervallo da meno 3, stiamo dicendo che f continua nell'intervallo da meno 3 a 1. Scusatemi. Allora, se prendete l'intervallo da meno 3 a 1, questa cosa va un po' in crisi. Se prendete l'intervallo da meno 3 a 1, in quell'intervallo avreste che prendiamo ad esempio lo 0. Se mettete 0 nella funzione, vi viene il logaritmo di meno 1 fratto 3, che non esiste, quindi la funzione non è definita in questo intervallo qui, ok? Nell'intervallo da meno 3 a 0. Ok? F è discontinuo e meno 3, 0, ci sono punti, come ho detto, la funzione già non era definita in 0, quindi non ha senso andare a capire se è continuo o discontinuo in un punto dove la funzione non è continua, non esiste neanche, volevo dire. Va bene? Quindi f è continua nel suo dominio era la risposta giusta. 14A. E spero di avervi convinto. Bene. Quindi ragazzi, mi chiedono che questo da meno 3 a 1, perché 0? 0 perché ho preso 0? Mi bastava prendere un punto dove la funzione, dove la funzione non esiste, per dire f è continua in questo intervallo. Vado a prendere 0 e vedo che ci sono punti in questo intervallo dove la funzione non è neanche definita e quindi non ha senso andare a cercare se la funzione continua in un punto dove la funzione non è neanche definita. Bene, detto questo, vado al quiz che segue, e cioè il 15. Fatemi eliminare questa cosa, non so perché mai. Yeah. Cosa è questo già?
Perché mai? Per che cosa? C'è il computer che va un po' in crisi. Aspettate. Neanche così. No, no. Allora, cos'è questo? Vabbè, comunque adesso è passata. Perfetto, quindi dicevamo, il quiz numero 15 dice, sia f di x che 1 meno il coseno di x alla seconda, e g di x che è il seno cubo di x. Quindi f di x, fatemi fare un po' di pulizia, f di x è 1 meno il coseno di x alla seconda e g di x è il seno di x, il seno cubo di x, ok? Quindi per x che tende a 0, stiamo ragionando per x che tende a 0. Invece f e g hanno lo stesso ordine di infinitesimo. No, ma allora, vi ricordo che coseno di una quantità lo scrivo come 1 meno la quantità al quadrato diviso 2, no? E mentre il seno di una quantità lo scrivo come equivalente alla quantità meno la quantità al cubo diviso 3, diviso 6, sempre a patto che tutte queste due formule, a patto che la quantità stia tendendo a 0, no? Ok, uso quantità perché è più generico, no? Ok, quindi in questo caso, se prendo 1 meno il coseno di x quadro, la mia quantità per il coseno è x quadro, e siccome x tende a 0, anche x quadro tende a 0, quindi la quantità tende a 0. Quindi posso scrivere il coseno di x quadro come 1 meno la quantità al quadrato, che sarebbe x quadro il tutto al quadrato diviso 2, e quindi 1 meno il coseno di x quadro diventerebbe 1, che è questo 1, meno al posto del coseno metto 1 meno x alla quarta diviso 2. Quindi questa funzione qui è x alla quarta mezzi, quindi è un'infinità, quindi diciamo che 1 meno il coseno di x quadro è equivalente a x quarta mezzi, quindi è un infinitesimo di ordine 4. Infinitesimo perché tende a 0 e di ordine 4 perché la potenza è 4. Mentre il seno al cubo di x sarebbe semplicemente, vi ricordo, sen di x è equivalente a x, quindi sarebbe x il tutto al cubo che fa quindi x cubo. Va bene? Quindi l'altro, uno è un infinitesimo di ordine 4, l'altro invece è un infinitesimo di ordine 3. Quindi la A è falsa. La B dice F e G sono infinitesimi non confrontabili. Allora, dire che due funzioni sono infinitesimi non confrontabili vuol dire che non potete fare questo limite. Cioè vuol dire che questo limite non esiste. Vuol dire che questo limite non esiste. Quindi il limite di uno fratto l'altro non esiste. È falso. Perché? È come se faceste il limite di x alla quarta mezzi diviso x alla terza, no? Ok, che vi fa x mezzi, che vi fa 0. Quindi questo limite esiste. Quindi potete confrontare le due funzioni. E siccome quel limite fa 0, vuol dire che la funzione 1 meno il coseno quadro di x è 1 piccolo del sen cubo di x. Ok? Bene. Da lì, quindi anche la B è falsa. F è equivalente? No. F e G sono equivalenti? No, perché il rapporto ci ha dato 0. Per essere equivalente, il rapporto deve dare 1. Ok? F è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a G. Infatti, F è un infinitesimo di ordine 4. G è un infinitesimo di ordine solo 3. Quindi f è un infinitesimo di ordine superiore a g, quindi la d è corretta. G è un infinitesimo di ordine superiore a f, falso, perché la d è corretta. Bene, 15, 15
15 vi dice: il polinomio di Taylor di grado 3 centrato in x con 0 uguale a 1, quindi il polinomio, mamma mia, ok, quindi il polinomio di Taylor di grado 3 centrato in x 0 uguale a 1 di questa funzione è, ci siamo? Allora, vi ricordo, i trucchetti servono quando, diciamo, vabbè, comunque, per non farla lunga, facciamo, io di solito consiglio agli studenti, quando avete da fare il polinomio di Taylor in un punto che non sia magari lo 0, ok? Cioè, se non dovete fare lo sviluppo di Maclaurin, vabbè, provate con la formula, ragazzi. Qui al massimo dovreste arrivare alla derivata terza, no? E cioè, in sostanza, vedete che ci sono un po' di proposte. Tra l'altro, ce n'è anche questa, non esiste. Che vabbè, insomma. Però la formula vi dice che per calcolare lo sviluppo allora, ritorniamo di nuovo alla funzione. La funzione è questa. Quindi 2 per x meno 1, no, la funzione è logaritmo di x più il logaritmo di 2x meno 1. Ci siamo? Io, allora, dicevo, badate che c'è, allora, fatemi, quindi avete f di x che è il logaritmo di x più il logaritmo di 2x meno 1. Quindi il logaritmo di 2 per x meno 1. Ci siamo? Quello che stavo dicendo è che uno può tranquillamente usare la formula dello sviluppo di Taylor e quindi farsi le derivate. Qui, vabbè, è facile, nel senso che uno può scrivere f di x uguale a f di 1 più f primo di 1 per x meno 1 più f secondo di 1 diviso 2 fattoriale per x meno 1 al quadrato più la terza derivata in 1 per x meno 1 al cubo più o piccolo di x meno 1 al cubo. In questo caso cosa servirebbe calcolare? Servirebbe calcolare f di 1, f primo di 1, f secondo di 1 e f terzo di 1. Sinceramente questa strada qui, per questo caso qui, è più facile. Poi vi faccio vedere un'altra strada. Qui, comunque, quanto è f di 1? F di 1 vuol dire, metto 1 qui dentro, mi fa log di 1 che è, quindi lo scrivo qui, log di 1 più il logaritmo di 2 per 1 meno 1. Ok? Quindi vi fa log di 1 più log di 1 che fa 0 più 0 che fa 0. Adesso calcolo f primo di x. F primo di x sarà 1 fratto x, che è qui, più la derivata di questa parte, la derivata di questa parte è 2 fratto 2x meno 2, quindi più 2 fratto 2x meno 2, e quindi f primo di 1 è uguale a, se mettete, fa 1 fratto 1 che fa 1, quindi fa 1 fratto 1 più 2 fratto 1, quindi fa 3. Quindi se già, quindi questo vuol dire che lo sviluppo, che f' deve essere 3, quindi già possiamo tornare ad escludere qualcuno, no? Ok? Quindi quando torniamo, vediamo che già qui c'è la a, che questa a è falsa, perché f, il coefficiente che deve stare davanti a x-1 deve essere 3, quindi ci rimangono questi due qui, e vedete, questi tre qui, quindi ci rimane questo. Quindi ci rimane, diciamo, la A, la B, la C e la D, perché hanno tutti f' di 1 uguale a 3. Mi basta calcolare la derivata seconda per sapere quella che è la risposta corretta. Quindi vado a calcolarmi la derivata seconda in 1.
il f secondo di x sarà uguale la derivata di 1 fratto x, ok? Sapete che vi farà la derivata di questo è meno 1 fratto x quadro, più faccio la derivata qui sarà 2x, questo è meno 1, 2x meno 1 al quadrato, poi avrò 0 per 2x meno 1 e 2 per, e quindi meno 4 qui. Ci siamo? Quindi questa è la derivata seconda. La derivata seconda calcolata in 1 vi fa meno 1, che perché è meno 1 fratto 1, più, allora, meno 4 fratto, se metto 1 come al solito mi farà 1 al quadrato, ok, che quindi vi fa meno 1, ci siamo, e meno 4, quindi vi fa meno 5. E quindi vedete che abbiamo anche trovato che la derivata seconda in 1 è meno 5. Allora, stando qui, uno può già provare a scrivere lo sviluppo di Taylor di ordine 2, che sarebbe quindi 0 più f' di 1, che è 3, per x meno 1, più la derivata seconda. La derivata seconda è meno 5, però ricordate, vedete che c'è la derivata seconda diviso per 2 fattoriale, no? 2 fattoriale. Quindi devo fare meno 5, fatemi cancellare il più che avevo scritto, devo fare meno 5, che è la derivata seconda, ok? Diviso per 2 fattoriale, che è 2, per x meno 1 al quadrato. Vabbè, dovrei continuare con la derivata terza, ma se andate indietro, se andate qui indietro, vedete subito che l'unica risposta che ci interessa, che rispetta ancora i nostri termini, è la C. No, la B intendo, scusatemi. Ci siamo? Perfetto. Ok, quindi andiamo, no vabbè, direi di fare basta per questo video e poi proseguiamo nella prossima puntata. Grazie dell'attenzione.